Tu mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che prepariamo? Ed egli rispose: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza con cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. La preparate. Essi andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico non la mangerò più finché essa non si compie nel regno di Dio. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo che viene dato per voi. Fate questo in memoria di me.
prendete. E bevetene tutti. Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che viene versato per voi. Fate questo in memoria di me. Di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Come? Vuoi essere uno di noi? No, signore. No, signore. Colui che intinge la mano nel piatto con me mi tradirà. Chi è? Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe meglio per lui se non fosse mai nato. Sono forse io, maestro. Tu l'hai detto. Quello che devi fare, fallo presto. È stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate, che vi amiate gli uni gli altri, così come io vi ho amato, amatevi tra voi. Mio Signore, dove andrai? Pietro, dove vado io, per ora tu non puoi venire, mi seguirai più tardi. Perché non posso seguirti ora? Darei la mia vita per te. Voi tutti vi scandalizzerete a causa mia in questa notte. No, maestro, perché? Noi mai. Non ci vergogneremo mai di te, maestro. Sta scritto, infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Mio Signore, anche se tutti loro si scandalizzassero, io non mi scandalizzerò mai. Pietro, in verità ti dico, in questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. No, non ti rinnegherò mai, sarei pronto a morire per te. Alzatevi, venite con me, andiamo a pregare.
sul luogo disse loro: pregate per non cadere in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi pregava. Se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Così, non siete riusciti a vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Alzatevi, andiamo. La mano di chi mi tradisce si avvicina. Maestro, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Studioni, è lui, catturatelo, di corsa! Fermi, basta, lasciate così! Siete usciti spade e bastoni come contro un brigante. Tutti i giorni ero con voi nel tempio e non avete teso una mano contro di me. Ma questa è la vostra ora, è l'intero, è l'inferno delle tenebre. Prendetelo e portatelo via! Gesù! Maestro! Maestro! Testimonianza. L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato. Pilato lo interrogò:
sei tu il re dei giudei? Ed egli rispose, tu lo dici. Pilato allora si rivolse ai sommi sacerdoti e alla folla e disse, non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma essi insistevano dicendo, costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Pilato domandò quindi se era Galileo e lo mandò quindi da Erode. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da tempo desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì e lo rimandò da Pilato. Cosa portate contro quest'uomo? Dice di essere un re. Un re, Pilato? Altro che Roma. Costui un re? Un re dei giudei. A me non sembra per niente un re. Eppure dice di essere re. Dov'è il suo esercito? Non vedo nessun esercito. Dunque dimmi, sei tu il re dei giudei? Dici questo da te? Oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Paura di costui. Costui, colui che istiga le folle contro Roma. Ah, io non trovo in quest'uomo nessuna colpa. Quindi, dopo averlo fatto severamente castigare, lo rilascerò. Guardie, che sia fustigato. Thank you.
Siete solo Roma! La forza di un giudeo, dov'è? Resta in piedi! Forza lì! Siamo già stanchi! Il re dei giudei! Il re dei giudei! Eccolo qua! Ma che vigilante! Forse ora ne abbiamo fatto passare la voglia di dire che re! Avere la corona, o sbaglio? Una corona, ma? Prendi la corona! Già pronta! E vedrai che corona! Vedrai che corona, re dei giudei! Forse questa non è la sua, o è la sua? Re dei giudei! Questo è il re dei giudei coronato, o no? Ah, io non gliela faccio, aspettalo. In piedi! Alzati! Dici ancora di essere re? Sei ancora re tu? Perda la corona, sua maestà. E adesso portatelo da Pilato. Da me è tornata. Come avevo comandato. Dice di essere sempre re. Si ostina, nonostante la vostra punizione. In piedi. Conduco fuori. Sembra che sia stato abbastanza punito. Io non riesco a trovare in quest'uomo nessuna colpa. Sei!
Mi devi rispondere! Non mi parli! Hai forse perso la parola? Non mi risponde. Non mi vuoi dire chi sei? Dimmi almeno da dove vieni. Ti devi parlare! Ti senti? Si ostina a non rispondere. Voglio l'ho percepito. Lo senti il tuo popolo? Crocificino! Sentilo! È il tuo popolo che ti vuole in croce! Vuoi proprio morire? Crocificino! Non è uno di noi! Senti, è il suo popolo! Ma tu lo sai che io ho il potere di liberarti. Lo sai che ho anche il potere di metterti in croce. Crocifiggilo! Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. È il tuo popolo, ti vogliono crocifisso. Adesso basta! Portatemi dell'acqua! Io non sono responsabile della morte di quest'uomo. Il suo sangue ricadrà su di noi e sui vostri figli. Che sia crocifisso. Portate la croce, centurioni. Thank you.
Yeah,
cappelle? No, due cappelle ci sono. Questo è il mio papà, siamo amici da qua. Da qui il torrente. Ma perché dobbiamo correre qui così? Taglia una! Bellissimo! Andiamo a pioggia? Andiamo a pioggia? Sì. E le devi fare tutte e tre. Questa è un sussurro. Ma è più bella, è il gigante. Magari davanti, davanti a noi. Questa non mi ricordo, eh. Giulia, sei con me, non ti fermare. Vai, Mary! Preso la cava! Ma un po' di silenzio. L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto,
Ma se muore Dio, chi ti darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte l'inondazione d'amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la vita nuova di Paolo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà irradiante di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio del Papa Giovanni Paolo II. È la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. Benedetta sia la croce di Cristo. O Signore Gesù, nel silenzio di questa sera si sente la tua voce, ho sete del tuo amore. Nel silenzio di questa notte si sente la tua preghiera, Padre perdonali. Nel silenzio della storia si sente il tuo grido, tutto è compiuto. Che cosa è compiuto? Vi ho dato tutto, vi ho detto tutto, vi ho portato la più bella notizia, Dio è amore, Dio vi ama. Nel silenzio del cuore si sente la carezza del tuo ultimo dono. Ecco la tua mamma, la mia mamma. Grazie Gesù, perché hai affidato a Maria la missione di ricordarci ogni giorno che il senso di tutto è l'amore. L'amore di Dio piantato nel mondo come una croce.
filmato. Lo tieni tu, io lo do alla Zanella. Così. Per noi questo è giusto, la giusta punizione per chi non commette. Ma lui non ha fatto niente. Gesù, ricordi di me quando saranno i figli di tuo padre. In verità ti dico che tu verrai con me in paradiso. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, tutto è compiuto. Veramente questo uomo era figlio di Dio.
Thank you.
grazie, bravi tutti. Mettetevi davanti, no? Mettetevi qua davanti. Oh, che bello, che bello. Quei bambini, guarda che copri loro. Tanto per terra. Aspettate un attimo. C'è un problema, dottore. Aveva anche Andrea. Buon giorno. Buona, dai raga, andiamo a vedere. Grazie. 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 Bravi.